Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro, uno a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci troviamo davanti alla base principale dei Rollers, quella che in un prossimo futuro sarà anche la nostra nuova casa, per iniziare una nuova missione. Lynn si è infiltrata ben bene all'interno dei Rollers, ma secondo me il vecchio capoccia non è stupido. Pensiero innovativo. I know he's your friend, Joseph, but I will not let that Nimrod ruin my plans. Your plans? Our plans. Nah. Look, Donnie may be a little flaky, but he always steps up at the end. I certainly hope so. Lynn and I got this shit down. This should be compelling. All right, kids, check this shit out. So we lost the parts the buyers wanted, and there's no way another shipment like that is going to roll through here again anytime soon. Lynn and I did the math, and there are a couple of key cars that we can strip down to get the parts we need. See what I tell you? This guy's a fucking genius. I'm going to go get the boys ready. So your plan is to go steal cars. You really know how to think outside the box, Donnie. Comunque il vecchietto like that. È I'll ben dettagliato, eh? It's not advice. A threat? Huh. How refreshing. Listen up, you old f- Lynn, don't worry about it. Shut up, Donnie. You were saying. I was about to tell you to go fuck yourself. And here I thought we were bonding. Let's go, Donnie. That's probably the smartest thing you said all day. Vabbè. Questa fa una brutta fine, ma non perché l'hanno scoperta, ma perché è scema. Dobbiamo rompere delle macchinine? Va bene. Va benissimo. Forza ragazzuoli, tutti sulla macchina. Mi piace l'idea, far saltare un po' di macchinine. Eccoci qua, siamo già arrivati alla prima macchina, se riesco a prenderla con calma. Come 6 secondi, neanche ho iniziato. Neanche sono arrivato e già mi hanno fatto saltare la macchina. Ecco qua la prossima macchinina. Puff. Niente macchinine, mi dispiace. Ragazzi, sulla macchina, ne abbiamo altre 3 da far saltare in aria. Purtroppo la prima è andata male, la seconda è andata molto meglio. Eccone un'altra. Preso. Via la macchina. Boom, perfetto, altra macchina andata. Bah sì, rubiamogli la loro, almeno un pelo più veloce di quella. Ce ne mancano solo 2. Eccola, eccola, eccola. Sta scappando, fermala. Dannazione. Ciao. A che velocità vanno quelle macchine, ma dai. Eccolo, 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 eccolo. Via, via. Fermatelo, stronzo. Bom, perfetto. Troppo lontano le lanci queste granate, amico. Bom, ce ne rimane una sola. Speriamo di fare in tempo almeno. Eccola, 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 eccola. Dove sono? Oh, ed è andata anche questa. Meno male. Ci penso io. Donnie, slow down. Don't worry about it. It wasn't your fault. I know you are. It's okay. Just relax, man. Yeah, you do that. Questo tizio tanto sembra duro, ma in realtà è un duro veramente. That's the second time the Saints fucked us. 3 times, if you count the attack on the garage. Quite a coincidence. What do you mean? Well, let's think. The same 4 people knew about those jobs. If I didn't sell us out, and you didn't sell us out. Non è stato Donnie. Who else is there? Donnie? Donnie may not like it when things get messy, but there's no way he'd turn on me. Which brings us to... Lynn. Bravo. Bravo. This is gonna be a bitch to explain to Donnie.
Luckily, you're not going to. Dobbiamo What farla. Do devono farla morire Please, in una missione. You're too attached to the boy. I'll handle this. I don't give a shit what you do to Lynn, but you better not hurt Donnie. Of course, Joseph. I'll keep that in mind. Sì, lo terrà a mente, come no? Come no? Un passo avanti. Denaro 1200? No, 1200 dollari. Abbiamo altri 7 punti disponibili, spero che bastino io. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!